nella seconda parte dei tutoriali per Cyberlink Power Producer 5 sulla produzione di dischi, ti mostreremo come importare ed editare video per dischi che crei con il programma. Con Cyberlink Power Producer 5 puoi creare dischi VCD, DVD, Blu-ray e AVC HD con video registrati in una vasta gamma di formati e con l'aspetto su schermo che si adatta al meglio sia ai contenuti che al tuo ambiente di riproduzione. In questo tutoriale useremo il progetto che abbiamo creato nella prima parte e aggiungeremo video al disco di slideshow su cui stavamo lavorando. Nella finestra contenuti inizia ad importare i video che vuoi per il tuo disco. Ogni video che importi è aggiunto come un altro titolo o scena al disco. Puoi effettuare semplici modifiche ai video che importi in Cyberlink Power Producer. Per esempio, puoi unire due videoclip per creare un filmato più lungo. Aggiungi semplicemente ogni clip alla lista e poi clicca il pulsante Unisci, Merge, per metterli insieme. Ora importiamo un secondo videoclip, che sarà il quarto titolo su questo disco. Questa volta taglieremo ed elimineremo una porzione inutile del video. Dopo aver impostato i punti di entrata e di uscita, seleziona se vuoi tenere o eliminare la parte selezionata, evidenziata in arancione. Se vuoi effettuare modifiche più avanzate ai tuoi video, puoi utilizzare Cyberlink Power Director Express. Puoi anche dividere il video in capitoli per rendere il disco più navigabile. Per creare capitoli, scrolla tra i titoli disponibili e seleziona un video. Non è possibile aggiungere capitoli a uno slideshow. Usa i controlli di riproduzione per creare capitoli manualmente. Puoi anche impostare un fotogramma del video quale mini foto del capitolo, che verrà mostrata nella pagina capitoli del menu. Selezionando il pulsante, imposta come mini foto capitolo. Cyberlink Power Producer può anche automaticamente impostare i capitoli per te, grazie al rilevamento di scene, oppure a intervalli regolari del video, in base al numero di capitoli che vuoi. Una volta terminato di aggiungere contenuti multimediali al tuo disco, salva il progetto,
e procedi con la masterizzazione quando sei pronto. Nel prossimo tutoriale ti mostreremo come personalizzare il tuo menu su disco.